Sono stato io. Alessandro Leon Asoli, un giovane di 21 anni, ha finalmente ammesso la sua colpevolezza. È stato condannato a 30 anni di carcere per aver avvelenato il suo patrigno, Lorenzo Grimandi, e sua madre, Monica Marchioni, il 25 aprile 2021 a Casalecchio di Reno. Asoli aveva servito loro delle penne al salmone condite con nitrito. Questo tragico gesto ha portato alla morte dell'uomo, mentre sua madre è miracolosamente sopravvissuta. La Corte di Appello ha recentemente confermato la condanna a 30 anni per il giovane, che ha rinunciato a presentare ricorso in Cassazione tramite il suo avvocato, Davide Bicocchi. Il legale ha commentato questa confessione, sottolineando che rappresenta una dimostrazione di grande consapevolezza e maturità da parte di Asoli, e auspicando un possibile riavvicinamento tra il giovane e sua madre. La terribile tragedia si è consumata 2 anni fa nella loro casa a Ceretolo di Casalecchio di Reno, Bologna. Alessandro Leon Asoli aveva un terribile desiderio: uccidere coloro che, secondo lui, avevano rovinato la sua vita. In passato aveva negato le sue colpe, accusando sua madre come la vera responsabile del crimine. Tuttavia, le sue affermazioni sono state analizzate e respinte durante i 2 gradi di giudizio, poiché le prove raccolte hanno rivelato la verità. Recentemente Asoli ha riflettuto sul suo comportamento e ha finalmente ammesso le sue responsabilità. Questo cambiamento è stato oggetto di discussione con sua madre, Monica Marchioni. Tuttavia, nonostante le proposte di un percorso di riconciliazione da parte dell'avvocato di Asoli, Monica fatica a dimenticare gli orrori del passato e il dolore che la tormenta ancora oggi. Quando le è stato chiesto come considera la rinuncia di suo figlio a presentare ricorso in Cassazione come un segno di pentimento, ha risposto: «Non so che dire. Da un lato sono contenta che abbiano deciso di evitare un'altra dolorosa perdita di tempo. Ma sul pentimento non lo so. So che nell'ultima udienza del processo Leon aveva detto «voglio chiedere perdono a mia madre». Ma in questi mesi non è successo nulla. Non ho ricevuto una lettera, neppure una cartolina. Non ho avuto segnali di questo desiderio di riconciliazione che sarebbe maturato in lui. Se poi c'è davvero, non sono certa di essere pronta a recepirlo». Ripensando a quei momenti, Monica dice: «Non si va avanti. Più prendo consapevolezza, più sto male. La mia vita è devastata. Mio figlio aveva tutto, aveva amore, aveva una vita agiata, ma non gli bastava e ha voluto togliere tutto a me. Non manca un giorno che non ripensi alle sue mani che mi stringono la gola, a mio marito morto tra atroci dolori in soggiorno. E c'è qualcosa che riesce a fare quasi più male di questo ricordo, l'accanimento, il massacro che ho vissuto durante i processi. Da vittima mi hanno trattata da carnefice. In aula sono uscite tante bugie e infamità. Mi hanno accusato di non amare mio marito, di trattarlo male, di odiare mio figlio. Io non l'ho mai odiato. Non lo odio neppure ora, dopo tutto quello che mi ha fatto. Anche adesso gli auguro di crescere, di maturare, di costruirsi un futuro». La donna non crede che suo figlio, malgrado la prigione, possa cambiare. «Credo che quando una persona commette un delitto aberrante come l'omicidio, ancora più terribile perché rivolto contro i propri genitori, meriti di restare in carcere. E mio figlio merita 30 anni di prigione. Detto questo, vorrei per lui che in questo tempo lavorasse su se stesso, si creasse le premesse per un futuro una volta fuori. Dovrà essere lui stesso a valutare cosa è meglio per sé». Lei cerca di riprendere la sua vita. «Non avevo mai creduto in qualcosa di superiore, ma quello che è successo mi ha portato verso una ricerca spirituale profonda, l'unica che in questo momento riesce a darmi pace. Sto elaborando quello che è accaduto, sto scrivendo un libro per raccontare il mio punto di vista. Spero che anche mio figlio trovi le risposte che ancora cerca con l'aiuto di Dio».